Una buona difesa mentre manca qualcosina in attacco, pertanto Giorgia Telli non ha subito più di tanto, se non ecco. Supera l'attenzione però a questa pallina contesa, arrivano in due giocatrici, c'è Fernandez, parte Anna Fernandez contro Giorgia Telli, ancora la Fernandez, la parata di la formazione portoghese che però manovra la pallina con Silva, ancora Silva in vie centrali, formazione lusitana, dialogo corto con Mariana Teixeira in mezzo, attenzione a questo targa. Per la conclusione ancora Giorgia Telli a rispondere presente due volte e arriva anche la nazionale italiana, qualche dubbio ma attenzione a 1-2 contro 3 della nazionale portoghese con Teixeira, il gol. La decisione arbitrale, quindi si rimane sul 0-0 al quinto di gioco, ancora Giorgia Telli che è sorsato, può ripartire il Portogallo con Teixeira. Sì, ora Teixeira, bella la sottocampo Teixeira, ancora la capitana lusitana cerca la giocata e la trova in area di rigore e c'è azioni, né con il pattino né con il bastone, con niente. Attenzione ancora, gol! Gol da parte di Beatrice Silva nella ripetizione. Beatrice Silva ha portato in vantaggio il Portogallo a né con il pattino né con il bastone, con niente. Attenzione ancora! Vediamo Ludovica Rossetto che è rientrata in pista, vuole dare parte la capitana. Contro Rita Coelho, la para, intanto che prova il tiro, Coelho para, attenzione, 1-2 contro 1 della formazione lusitana, il tiro, il gol del Portogallo con Rute Santos, gol del Portogallo con Rute Santos, Portogallo che va sul 2-0, 2 contro 1 della formazione lusitana, il tiro, il gol, che ora può ripartire con l'azione, Anna Rossetto. Con Anna Rossetto che ha tutta la difesa schierata del Portogallo, arriva facendo adesso la 2 italiana, pressata, la palla gli viene rubata, come è fatto con l'Italia femminile, e attenzione che ma finalizza poco. Ancora intanto il Portogallo, ancora con questa con Teresa Messora non è rimasta lucida di testa e ha sbagliato il controllo, ancora il Portogallo. Forza la squadra ed anche una certa intensità ed anche ossigeno ai alla un fischio, attenzione però a questo recupero, dialogano Rute Santos e Mariana Teixeira da Rita Coelho. Anna Rossetto prova a trovare un corridoio, 5 per Moreira, Moreira che come vedete adesso contrasta Sofia Bertinato che davanti, Sofia Bertinato che ha cercato di far cambiare la traiettoria alla conclusione di Laura Roberto. Sul lato destro il passo giù in mezzo, attenzione, c'è il... E la rete è perfetta, il rigore dell'Italia, il gol di Ludovica Rossetto sotto l'incrocio, imprendibile questo rigore da parte... E la rete è perfetta. Tirato perfettamente il tiro di rigore. Attenzione adesso però l'Italia che non deve però soffermarsi sull'entusiasmo. Il loro microfono, attenzione a questa pallina recuperata da Orsato. E la spazio per Rubega, Rubega. Attenzione e la nota che ha fatto il tecnico alle proprie giocatrici. Dato attenzione a questo alzo schiaccio. Allora, sento che però come vedete questo passaggio però non sorride all'Italia. E ora può ripartire Rute Santos. Teixeira. Pallina, è stata brava la giocatrice tra nascondere, attenzione a Sofia Bertinato che davanti a Rita Coelho, possono far male, sono un punto di forza dell'Italia che abbiamo visto poco, attenzione Teixeira e Giorgia Topposta ha provato ora l'inserimento, proprio Sofia Bertinato, attenzione però Teixeira, Beatrice Silva parte là, sarà ad un'altra, viene rubata palla da Santos, la largo verso il rientro, fosse arrivato quel millesimo di secondo, recupera ora proprio palla Laura Rubega, può buttare, accompagnata il palla, più salse. Ed è un duello che ci piace molto, attenzione a Beatrice Silva che è davanti, ferma a 8 falli e l'Italia praticamente l'ha raggiunta, vuol dire che attenzione, ecco qui il gol del 3-1 del Portogallo, ha segnato Mariana Teixeira, è venuta fuori da dietro porta, l'Italia praticamente l'ha raggiunta, vuol dire che attenzione, ecco Orsato, ancora il blocco di Bertinato, chiama, lo sfrutta Orsato, c'è Santos, ancora Teixeira e ancora una volta Giorgio parte Rute Santos, il tiro, il gol, il gol di Rute Santos e il Portogallo vola sul 4-1 grazie a parte Rute Santos, il tiro, il gol, parte velocemente, qui l'Italia è preparata con la possibilità del 5-1, qui l'Italia molto male perché commetti fallo, deve essere subito pronto per non subire queste ripartenze, quindi l'Italia è impreparata con la possibilità del 5-1.